atto 1810. Interrogo il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Melasecchi, e poi facciamo quella del consigliere Fora, sempre con l'assessore Melasecchi. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente. Qui parliamo di adozione di provvedimenti per la pulizia e il ripristino dei danni arrecati a privati nelle zone colpite dell'esondazione del fiume Tescio. Come sapete, venerdì 23 giugno una violenta bomba d'acqua della durata di 12 minuti, nei quali sono stati scaricati 220 mm di acqua, ha colpito l'area del fiume Tescio, situata tra le zone di Cascatelle, di Assisi e il ponte di Bastiola, Bastia Umbra, provocando esondazioni che hanno arrecato gravi danni e messo a rischio la sicurezza dei residenti locali. Nei giorni successivi sono giunte molteplici segnalazioni da varie località limitrofe all'area interessata in seguito a straripamenti del fiume Tescio, dagli argini, quindi in diversi punti, come ad esempio nella frazione di Borgo Primo Maggio, nel comune di Bastia Umbra, dove un'autovettura, avrete visto anche dei video, addirittura è stata trascinata dalla forza delle acque. Le zone maggiormente colpite risultano essere le località di Ponte Grande, Pian della Pieve, Armenzano, Tre Fossi, Ponte San Vittorino e Ponte Santa Croce, anche i comuni di Bastia, sì, ma poi quel giorno purtroppo anche Foligno, Valtopina, Nocera, no? Dove è caduta una pianta nei pressi del passaggio a livello che ha provocato un'interruzione della via Flaminia, ed Orvieto sono stati interessati da violente ed incessanti piogge, attratti addirittura dalla grandine, che hanno causato allagamenti, smottamenti, frane, cadute di rami e sollevamento dei coperchi delle fognature. La situazione è stata particolarmente complicata a seguito dell'allagamento del sottopasso ferroviario, tanto da aver provocato l'interruzione, seppur temporanea, della linea ferroviaria Roma-Ancona a causa di una roulotte e di una cisterna che si sono fermate nei pressi, dove sono state travolte dalla furia delle acque. Gli interventi, però questo va detto, dei vigili del fuoco, della polizia locale, della protezione civile, unitamente quindi ai tanti volontari, sono stati tempestivi, tanto che molti residenti sono stati anche tratti in salvo ed evacuati, e quindi un grosso ringraziamento va fatto a tutti loro. Va evidenziato non solo il pronto sopralluogo, anche effettuato personalmente dall'assessore Enrico Melasecchi in domenica 25 giugno, che ringrazio, che ha autorizzato l'invio di idrovore e mezzi di movimento terra nelle zone maggiormente colpite. Tempestiva è stata anche la convocazione d'urgenza da parte dello stesso della riunione tenutasi nella giornata di giovedì 29 giugno alla presenza dei sindaci e gli assessori dei comuni colpiti, oltre ai dirigenti e tecnici di competenza degli uffici regionali e comunali, nella quale si è fatto il punto circa gli interventi già effettuati e quelli ancora da svolgere o in itinere. Quindi, tutto ciò premesso, mi preme interrogare la Giunta regionale, l'assessore in questo caso Melasecchi, circa quali ulteriori provvedimenti si intendano adottare oltre a dichiarare lo stato di emergenza, al fine di far fronte alla pulizia e al ripristino dei danni arrecati alle abitazioni dei privati colpite dall'esondazione del fiume Tescio. Ecco, questo è un po', dobbiamo dire, a margine dell'interrogazione, che fortunatamente e preventivamente, tra le tante cose, la Regione Umbria ha anche una convenzione con i Vigili del Fuoco, una delle poche regioni che ha una convenzione dei Vigili del Fuoco per fare questo tipo di interventi. Quindi ho fatto un sopralluogo per dire, assessore, le vorrei mostrare una foto per dire di un'abitazione in località Ponte Grande di Assisi, dove si evince proprio che qui non è il fiume Tescio, ma è proprio un fosso che fa da affluente al fiume Tescio, e ha portato via, diciamo, tutto il costone adiacente all'abitazione. Ancora gli abitanti sono lì perché c'è terra che permette di poter stare in sicurezza all'interno della casa. Il sopralluogo è stato fatto, però come in questi casi sarebbe bene urgente intervenire per la messa in sicurezza piuttosto che magari aspettare un altro evento che poi magari può causare l'evacuazione delle famiglie presenti, con i costi che lei, assessore, ben conosce. E per un aggravio per la comunità sarebbe tutta. Quindi questo intendevo chiederle. Grazie. Grazie consigliere Pastorelli. Prego, assessore Melasecchi. Di 23 giugno scorso, un temporale di eccezionale entità, i dati che mi forniscono i tecnici sono quelli di 175 mm
di colonna d'acqua precipitata al suolo nell'arco di un'ora e mezzo ha colpito un'area dei comuni di Nocera Umbra, Valtopina, Assisi e Bastia Umbra ed in particolare il bacino del fiume Tescio, provocando esondazioni che hanno arrecato gravi danni ad alcune abitazioni e locali produttivi. Il giorno precedente all'evento era stata diramata dal Centro regionale di protezione civile un'allerta gialla avvisando i sindaci del pericolo di forti temporali. L'evento è stato monitorato dal centro funzionale regionale che ha provveduto a contattare i comuni interessati affinché potessero a loro volta monitorare la situazione ed eventualmente intervenire prontamente nel loro territorio. Gli interventi dei vigili del fuoco, della polizia locale e della protezione civile, unitamente alle associazioni di volontariato, sono stati pertanto tempestivi e molti residenti in aree a rischio sono stati evacuati. Sin dalle prime ore dell'evento si è attivato il meccanismo dei soccorsi con l'invio di idrovore e mezzi di movimento terra per lo svuotamento degli edifici allagati e per la pulizia e riapertura delle strade, con una collaborazione a 360 gradi di tutte le forze coinvolte. Come giustamente le ricorda, io stesso la mattina ero lì e ero in strade in cui c'era 50 centimetri d'acqua, fango, tombini otturati, purtroppo dalla mole enorme di acqua che è venuta giù dal subasio per quel tipo di precipitazione. Grazie agli interventi di messa in sicurezza finanziati dalla Regione, che il Comune di Bastia stava realizzando sul Tescio, nel tratto a monte della confluenza con il Chiascio, è stato possibile limitare i danni alle abitazioni circostanti, sebbene la quantità d'acqua, periodo di ritorno stimato in 400 anni, addirittura superando quella che è la previsione di legge di 200 anni, è stata tale da non poter evitare del tutto l'esondazione in sponda sinistra, dove si trovavano le abitazioni ricomprese, lo ricordiamo, nel perimetro PAI a rischio elevato di esondazione. Quindi bisognerebbe capire anche come è stato possibile nei decenni che i sindaci hanno consentito la costruzione di abitazioni praticamente in riva al fiume in zona PAI a rischio esondazione. Nella riunione tenutasi giovedì 29 giugno, alla presenza dei sindaci e degli assessori dei comuni colpiti, oltre ai dirigenti tecnici di competenza degli uffici regionali e comunali, si è fatto il punto circa degli interventi e sopralluoghi già effettuati e quelli ancora da svolgere. I sindaci e lo stesso assessore hanno condiviso di presentare la richiesta di stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24,3 del Codice di Protezione Civile Nazionale, decreto legislativo 1 del 2018, che consentirebbe di prendere in considerazione i danni avvenuti a strutture ed abitazioni private. Nel corso della stessa riunione si contattava l'AFOR perché effettuasse immediati interventi di rimozione dei tronchi che ostruivano il regolare deflusso del fiume Tescio, così come io personalmente ho telefonato al comandante regionale dei Vigili del Fuoco pregandolo di intervenire in base alla convenzione che abbiamo predisposto con un costo modico di 40.000 euro l'anno, che consente ai Vigili del Fuoco di intervenire per la rimozione non di migliaia di tronchi, ma di quei tronchi più pesanti che magari vanno addosso alle pile dei ponti e quindi ostruiscono la regolare officiosità dei fiumi. Al momento gli uffici regionali e comunali stanno predisponendo i dati e le informazioni necessarie per la relazione da allegare alla richiesta di stato d'emergenza nazionale, ma va detto che solo il Comune di Bastia Umbra ha inviato la sua relazione, mentre non è ancora pervenuto nulla dalla provincia di Perugia, dal Comune di Assisi e quello di Valtopina, che sto sollecitando, quindi sta partendo una nota che ho dettato alla mia segreteria ed entro oggi parte il sollecito. Questo perché? Perché chiaramente non possiamo chiedere lo stato di emergenza se non abbiamo i dati che sono pervenuti da tutti i comuni.
All'esito dell'istanza saranno valutate le eventuali ulteriori autonome azioni necessarie al fine di superare l'emergenza di cui trattasi. Per poter aiutare efficacemente la popolazione colpita dall'evento in questione, sarebbe stato importante disporre di una legge regionale in materia di protezione civile che oggi non esiste. Da oltre un anno questo assessorato ha fatto predisporre dai propri uffici un disegno di legge regionale in materia di protezione civile che purtroppo non ha avuto ancora, chiudo Presidente, l'ok dal bilancio per ragioni di bilancio. Però nel corso delle discussioni di giunta relativa all'assestamento mi è stato assicurato che con il prossimo bilancio 2024 finalmente la Regione Umbria potrà dotarsi per la prima volta di una propria legge sulla protezione civile che consente di affrontare i problemi intermedi fra lo stato di emergenza nazionale che ha determinate caratteristiche e le competenze proprie dei singoli comuni, in tutti quei casi come quello che è appena avvenuto, in cui sicuramente con una legge di protezione civile regionale avremmo potuto fare anche di più senza attendere magari l'esito della nostra richiesta a livello nazionale. Quindi, grazie alle risorse disponibili al momento nei capitoli di spesa del servizio regionale rischio idraulico e idrogeologico, stanno proseguendo gli interventi di ripristino delle condizioni di deflusso del fiume Teccio, per la cui esecuzione ci si avvale dell'AFOR e dei Vigili del Fuoco. Grazie. No, io vorrei ringraziare l'assessore Melasecche per la risposta. Ha fatto delle considerazioni che condivido. Negli anni delle amministrazioni che si sono succedute a Bastia Umbra, ma qui parliamo oramai quando amministrava qualcun altro, quelli bravi lì non si sa come mai poi sono andati a costruire lì, ma questo sarà un altro tema da affrontare, assessore. Mi spiace ovviamente da cittadino di Assisi che l'amministrazione non abbia ancora mandato una relazione per relazionare i danni. Per me non è una novità purtroppo, ma magari ecco, visto anche che c'era il consigliere Mignani, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, dirò a lui di informarsi presso l'amministrazione, perché poi è importante anche fare queste cose, relazionare bene per poter poi, se c'è la possibilità attingere a delle risorse per dare delle risposte ai cittadini. Ecco, nell'immediato la mia considerazione, so che i tecnici regionali già hanno effettuato dei sopralluoghi, però nell'immediato chiederei magari cortesemente, appena possibile, di intervenire per fare questi interventi di mitigazione del rischio idraulico, come nella foto che ho fatto vedere le abitazioni, per evitare che magari possa succedere qualcosa di più spiacevole che poi anche per le casse e per i cittadini diciamo potrebbe costare anche molto molto di più rispetto all'intervento da fare. Grazie. Procediamo quindi con l'oggetto numero 6, realizzazione del nodo di Perugia e del raddoppio della rampa di Ponte San Giovanni. Prego consigliere Fora per illustrazione dell'interrogazione. Grazie, buongiorno alla Giunta, buongiorno assessore Melasecche. Allora, torniamo a parlare di nuovo, ne abbiamo parlato più volte del nodo di Perugia e ne parliamo alla luce del fatto che sembra esserci qualche novità rispetto alla quale oggi credo che sia opportuno, se c'è la possibilità, di rendere edotta la cittadinanza e la comunità regionale anche delle tempistiche, delle modalità attraverso le quali portiamo avanti questo progetto. Un progetto che, ricordo, se ne parla dal 2001, quindi sono oltre 20 anni che in Umbria si parla di un nodo stradale per Perugia, un progetto tra i sistemi stradali e autostradali che si articola in due tratti, un tratto è Madonna del Piano Corciano, il secondo è Madonna del Piano Collestrada, su un semianello di circonvallazione dell'area perugina che raccorda l'E45, il raccordo Perugia-Bettole, la Perugia-Ancona e la Perugia-Foligno-Flaminia. Un progetto che credo sia ormai acclarato da tutti, indipendentemente dalle sensibilità, che
svolgerebbe l'importante e fondamentale compito di decongestionare l'area urbana di Perugia. Si può discutere sulle priorità, su cosa fare prima, su cosa fare dopo, ma mi pare ormai indiscutibile che si debba e si possa prendere atto che del progetto c'è bisogno complessivamente per la comunità regionale, ma direi complessivamente per il centro Italia o forse per l'intero paese. Ecco, su questo progetto credo che non giovi a nessuno, e lo ridico pubblicamente anche in quest'aula, che rimandare in virtù di progetti più ambiziosi. Abbiamo chiaro che il nodino rappresenta solo una soluzione parziale all'intera complesso delle soluzioni da mettere in campo, ma io credo che sia altrettanto chiaro, e di questo rendo atto anche all'assessore Melasecche, che un bravo amministratore progetta, pianifica, costruisce gli step in virtù di un obiettivo finale, ma senza per questo non raggiungere degli obiettivi intermedi. Il progetto del nodino è un obiettivo intermedio, così lo dobbiamo considerare, ma che è fondamentale, la cui realizzazione è fondamentale per proseguire. È ovvio che su questo credo che un pronunciamento politico chiaro debba esserci, e cioè che il nodino è solo un pezzo di un progetto più complessivo sul quale doverci impegnare a lavorare tutti insieme. Ricordo che già nel 2022 il governo Draghi aveva stanziato per tutta l'opera i primi 400 milioni, ma mi pare che oggi, allo stato dell'arte, partiamo dal presupposto che c'è una volontà chiara di ANAS di procedere intanto alla realizzazione del primo tratto, su un progetto che oggettivamente credo che non si possa dire che non sia stato partecipato e modificato più volte, anche per andare incontro alle tante osservazioni legittime formulate dai cittadini e dai comitati locali. Credo che a questo punto, ecco, questa fase di partecipazione possa dichiararsi conclusa in virtù del non affogare quelle che poi rischiano di diventare ritualità se non centrate nei contenuti. Ecco, credo che a questo punto sia importante che il progetto finale esecutivo, anche in virtù di alcune osservazioni che abbiamo letto da ANAS, contemplino la previsione che sullo svincolo dell'uscita Madonna del Piano sia possibile per gli autoveicoli transitare sia in direzione di marcia verso Perugia che viceversa. Credo che sia importante che in tempi brevi, così come anche ha confermato l'ANAS, si possa procedere anche sulla realizzazione del raddoppio delle rampe di accesso alla galleria di Piscille, per i quali sembra l'assessore ce l'aveva già confermato in un'altra occasione che siano pronte, che ci sia già una prima somma stanziata di 50 milioni di euro. Su questo punto, assessore, è importante, ne abbiamo raccolto in più occasioni i pareri, prevedere che venga mantenuto lo svincolo su via Adriatica sia in ingresso che in uscita, situazione che al momento, ma glielo chiedo, non sembra prevista dal progetto. La novità di questi giorni pare che finalmente, dopo una lunga gestazione, anche il Comune di Perugia parrebbe aver dato parere positivo, definitivo all'opera. Opera sulla quale sembra che ci siano 14 milioni di euro già disponibili anche per la progettazione del tratto strategico. Alla luce del contesto in atto, delle informazioni che noi abbiamo raccolto e della situazione ad oggi che abbiamo censito e che le ho riportato, io credo che sia importante, questo è il motivo per cui oggi in aula affrontiamo questa interrogazione, che la città, complessivamente la comunità regionale, se l'assessore è in grado di farlo, possa essere messa a conoscenza in maniera chiara dei tempi, anche laddove ci siano problemi, capirli e comprenderli, perché l'impegno che lei ha investito in questa opera è assolutamente non in discussione. Però è opportuno che mettiamo e condividiamo quali sono i tempi di realizzazione dell'opera del raddoppio delle rampe di accesso alle gallerie di Piscille, se condivide la Regione la necessità di garantire nel progetto lo svincolo su via Adriatica, se il finanziamento del nodino è approvato con certezza, individuato, è esigibile e quindi se l'opera oggettivamente è in grado di partire da subito, se la Regione intenda proporre a ANAS le modifiche che ho indicato in premessa e soprattutto
capire anche i tempi dell'apertura dei due cantieri, visto che procedere parallelamente con due cantieri, il raddoppio delle rampe e il tratto del nodino, oggettivamente potrebbe creare discreti problemi al complessivo sistema di traffico in ingresso su Perugia. Ecco, su questo io le chiedo di capire insieme oggi quali sono tempistiche, modalità, finanziamenti certi e quali azioni, anche se ci sono novità, intendiamo tutti insieme intraprendere, su questo avrà il nostro supporto, per continuare a presidiare la realizzazione dell'intero progetto del nodo di Perugia, perché, e chiudo, non vorrei che il comunque necessario raddoppio delle rampe possa in qualche forma rappresentare una modalità attraverso la quale poi il Ministero in qualche forma possa essere scoraggiato, tra virgolette, ad affrontare il finanziamento complessivo dell'opera. Ecco, su questo io credo che noi dobbiamo politicamente avere le idee chiare e dare priorità fondamentale alla realizzazione dell'intero progetto piuttosto che di piccoli di interventi, seppur necessari, che però possano mettere in crisi il raggiungimento complessivo dell'opera. Grazie consigliere, prego assessore Melasecche per la risposta. Cerco di organizzare la risposta in alcuni punti. Si chiede di conoscere, in effetti, uno, i tempi nel dettaglio di realizzazione dell'opera del raddoppio delle rampe di accesso alle gallerie di Piscille, se la Regione condivide la necessità di garantire nel progetto lo svincolo sia in ingresso che in uscita su via Adriatica. B, se il finanziamento del cosiddetto nodino sia stato finalmente individuato con certezza. C, se la Regione intenda proporre ad ANAS le modifiche indicate in premessa e dunque in quali tempi ritenga fattibile la realizzazione dell'opera, considerando che sarebbe poco opportuno ipotizzare anche la sola sovrapposizione di due cantieri, raddoppio rampe di accesso e nodino, di quelle dimensioni è il punto strategico della viabilità dell'intero territorio regionale. Se la Regione non intende attivare immediatamente le iniziative utili affinché il MIT dia avvio alla conferenza di servizi, quali azioni intende porre in essere la Regione affinché il Governo consideri strategico e individui le risorse necessarie alla realizzazione dell'intero progetto del nodo di Perugia. Per il punto A, parliamo di raddoppio delle rampe. Solo grazie all'intervento dell'assessorato all'infrastruttura è stato possibile convincere ANAS della necessità di mantenere l'intersezione con via Adriatica sia in ingresso che in uscita, al fine di garantire alla frazione di Ponte San Giovanni un secondo accesso alla superstrada, oltre a quello della zona per attività produttive del Parco Hotel. Per fare questo ANAS ha dovuto rivedere la progettazione, che ha inevitabilmente comportato, anche per l'andamento generale dei costi, un aumento della previsione, saliti a circa 46 milioni, rispetto al semplice adeguamento dello svincolo con la realizzazione della seconda rampa a salire verso Perugia, per i quali erano stanziati nell'ambito delle manutenzioni circa una ventina di milioni. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, non si dispone ancora di un cronoprogramma, in quanto tale documento verrà redatto unitamente al progetto definitivo approvato. Ripeto, nel corso dell'ultimo incontro che ho avuto personalmente a Roma, alla presenza dell'amministratore delegato dell'ANAS, ho ribadito, primo, che nella maniera più categorica non potrà né la Regione né il Comune di Perugia accettare la chiusura dello svincolo di via Adriatica, tant'è che il progetto, che al momento l'ipotesi, diciamo, che noi preferiamo del progetto, prevede un allargamento della rampa in accesso a via Adriatica affinché comunque non si formino mai file, perché questa era la preoccupazione, nell'uscita e nell'ingresso a Ponte San Giovanni. Quindi ribadiremo in sede di conferenza di servizi che stiamo sollecitando questo aspetto, per cui l'ANAS probabilmente, riferendosi a norme e ad un'interpretazione che noi riteniamo molto burocratica in qualche modo, però noi non la condividiamo minimamente, quindi c'è di fatto un accordo con ANAS per cui, a fronte di una
posizione netta, chiara e indiscutibile di Regione e Comune verrà mantenuto via Adriatica, perché riteniamo, come abbiamo scritto peraltro e ho scritto io personalmente, la chiusura dello svincolo di via Adriatica comporterebbe problemi enormi alla viabilità all'interno dell'abitato, che già comporta i problemi che noi sappiamo. Punto B. Al momento il progetto del nodo di Perugia a primo stralcio è pronto per essere approvato al CIPES e verrà licenziato non appena si renderanno disponibili finanziamenti per circa 490 milioni di euro da reperire nell'ambito del contratto di programma Stato-Regione o con altri strumenti finanziari. Ricordo che nell'attuale contratto di programma la precedente amministrazione non lo aveva preso in considerazione, per cui nel contratto di programma vigente non c'è il nodino. Tuttavia, ripeto, rappresenta per noi un progetto bandiera fra i vari che abbiamo, e quindi abbiamo ribadito in ogni occasione allo stesso Ministro Salvini, quando è venuto recentemente, la necessità di reperire risorse per andare ad affrontare in maniera definitiva, come dice lei, consigliere Fora, e lo apprezzo, non tutti i problemi dell'accesso a Perugia, perché è sciocco continuare a ribadire da parte di alcuni soggetti che il nodino non risolve il problema delle gallerie, ma è di una tale evidenza la cosa che non c'è bisogno di andare a scoprire l'acqua calda. Tempo, assessore. Il problema del nodino risolve i problemi gravissimi di Ponte San Giovanni, che assolutamente vanno affrontati. Il problema del secondo stralcio, che è già in fase di progettazione da parte dell'ANAS, risolve gli altri problemi per defluire sulla circonvallazione sud-ovest, praticamente, che cioè Madonna del Piano, Silvestrini, Pievaiola, Corciano, darà la possibilità finalmente di uscire una buona parte del traffico dalle gallerie di Perugia, con tutti i problemi che viviamo quotidianamente. Rispondo al punto C. Ovviamente la Regione farà di tutto perché i lavori partano il più velocemente possibile, ma molto dipenderà dal tempo impiegato per reperire i finanziamenti mancanti per la copertura finanziaria, sia del progetto dello svincolo su via Adriatica. Ho chiesto personalmente, ripeto, all'ingegnerisi, amministratore delegato, anche per iscritto, in modo tale che venga finanziato nell'ambito delle manutenzioni, perché nell'ambito dell'organizzazione ANAS, che è stata rivista varie volte nel corso di questi anni, in un primo tempo si trattava di manutenzioni, poi era diventato settore nuove opere, poi è tornato a manutenzioni, quindi nell'ambito delle manutenzioni di reperire i fondi. Quindi entro poche settimane dovremo avere la risposta definitiva alla mia nota in cui chiedo il finanziamento completo dell'ampliamento delle rampe. Per quanto riguarda il punto D, l'attivazione della conferenza di servizi per l'approvazione, notizia però forse la più importante, domani in giunta porto la delibera della Regione dell'Umbria con la quale trasferiamo al Ministero dell'Ambiente e al Ministero delle Infrastrutture tutti la totalità dei pareri positivi della Regione dell'Umbria, a cominciare da quello relativo alla non interferenza sul sito di interesse comunitario, tanto per essere chiari, quello paesaggistico, tutti i pareri positivi. Trasferiamo anche, va detto, perché era nostro dovere, sentiti i comuni, abbiamo sentito i comuni, e per cui il Comune di Perugia ha espresso parere favorevole e chiaro, come da delibera del Consiglio Comunale nota. Il Comune di Torgiano ha espresso parere negativo, non aggiungo altro. Il Governo, in merito alla strategicità dell'opera, nodo di Perugia, fin dal 2006 espresse la necessità di procedere. Quindi noi l'abbiamo fatto inserire nel DEF 2022. È opera fondamentale per il Paese. Si tratta adesso di procedere più velocemente possibile nell'acquisire
l'ok definitivo del MASE, del Ministero dell'Ambiente, in modo tale che il MIT, reperite le risorse, possa indire la conferenza dei servizi definitiva per andare all'appalto. Grazie. Ora per la replica. Grazie. Allora, Assessore, intanto direi che prendiamo atto che finalmente c'è un'amministrazione che inizia a operare per atti e che nella fattispecie, se domani gli interi pareri che la Regione doveva fornire per essere trasmessi al Ministero sono pronti e verranno trasmessi, beh, io direi che domani stampiamo intanto una bottiglia di spumante, perché finalmente c'è un'amministrazione che inizia ad operare, che dopo una fase di ascolto lunga, importante, partecipata, inizia a trasformare la programmazione in atti amministrativi, e credo che questo debba essere riconosciuto, e su questo penso che questo elemento può servire anche come riflessione più strutturale per mettere insieme la politica delle intenzioni e la politica dei fatti. Ecco. Detto ciò, mi sembra oggi di apprendere che c'è una posizione chiara della Regione sullo svincolo di Via Adriatica, che politicamente lei ha detto in maniera chiara, per cui ci aspettiamo che ANAS evidentemente recuperi velocemente questi 20 e rotti milioni di euro che, se ho capito, servono per modificare il progetto, e su questo spero che arriveranno proposte in tempi molto brevi. Mi lasci una piccola, come dire, preoccupazione in relazione al fatto che ancora oggi non c'è una chiara copertura definitiva economica rispetto al progetto. Lei, so quanto impegno sta mettendo e metterà perché il progetto venga finanziato in tempi brevi. Oggi in aula ci dice che il progetto è un progetto bandiera di questa amministrazione regionale tra i vari progetti. Ecco, io oserei dire che questo debba essere il progetto, non per sminuire gli altri, ma per i tempi, per la gestazione, per la modalità con cui oggi siamo arrivati, è credo fondamentale anche per la vostra amministrazione che questo progetto si chiuda nell'arco di questa legislatura. Per cui mi permetto di dire che, visto che il ministro Salvini in più occasioni è venuto in questa regione, ha fatto delle infrastrutture, la sua, diciamo così, la sua prerogativa principale dell'impegno politico per questa regione, beh, io spero che a questa prerogativa e alle tante come dire, effetti annuncio che il ministro in questo tempo ha fatto, oggi seguano delle risposte. Le risposte devono essere chiare, immediate, e sul finanziamento del nodino ci deve essere subito una risposta chiara del Ministero, perché altrimenti tutto questo lavoro, che assolutamente è stato fatto e di cui verendo merito, rischia di essere vanificato. Così come ci aspettiamo una risposta altrettanto chiara dal Ministero rispetto alla volontà effettiva di investire nel progetto nodo del suo complesso. Su questi due elementi, finanziamento immediato del progetto nodino, che poi porta con sé i tempi di realizzazione, e la volontà di investire strutturalmente nel progetto complessivo del nodo di Perugia, io credo che si gioca da un lato la credibilità complessiva dell'amministrazione regionale, che giustamente ne ha fatto uno dei propri delle proprie prerogative anche del lavoro amministrativo, e si gioca anche la credibilità complessiva delle istituzioni che finalmente hanno fatto degli atti a cui oggi devono necessariamente, credo in tempi immediati, seguire dei fatti concreti. Grazie.